Secondo una fonte attendibile, in quel capannone di Marlia una decina di cittadini cinesi lavorava senza sosta con turni massacranti. Sulla base di questa notizia, la squadra mobile della Questura di Lucca ha effettuato un blitz in un tomaificio gestito da cinesi in via di Villa Fontana a Marlia. Gli investigatori avevano raccolto una notizia confidenziale che in zona, un tempo polo calzaturiero di eccellenza, c'era un opificio del settore che con turni massacranti sfruttava il lavoro di numerosi cinesi. All'intervento ha partecipato anche personale del nucleo ispettivo Carabinieri presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Lucca, ispettori dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, personale della ASL, INPS e Vigili del Fuoco. Sono stati rintracciati 13 cinesi, di cui 3 clandestini sul territorio nazionale. Le indagini della polizia per capire che cosa accadesse realmente in quel magazzino sono sempre in corso e i risultati saranno diffusi solo nelle prossime ore.